dipartimento, non so se prende il nome, matematica, fisica, informatica, dove c'è la parte di informatica di scienza. Detto questo, l'Ateneo è organizzato sostanzialmente nel seguente modo. Da un lato c'è la parte più di ricerca. Io parlo per quanto riguarda la parte di ingegneria, quindi il gruppo MDS Lab, qui dentro ci sono alcune persone che lavorano, collaborano all'interno di questo gruppo. Gli argomenti che in qualche modo cerchiamo di portare avanti riguardano il cloud, sistemi distribuiti in generale, la parte di sensoristica, sistemi embedded, l'utilizzo di sensori, c'è una parte di modellazione, valutazione delle prestazioni che quindi si lega un po' anche ai discorsi che stavi facendo, ingegneria del software. Scusami se ti interrompo, sulla sensoristica. Adesso Ah, ti dico, ok. Volevo dire su Raspberry. adesso ti dico. Questo viene fatto quindi a livello di ricerca, essenzialmente utilizzando le fondi che possono venire da aziende, da progetti europei, nazionali, regionali, qualcuno adesso ve lo racconto. Quello che cerchiamo di fare è di tirar fuori dall'attività di ricerca quelle che possono essere alcune idee su cui investire, che vengono trasformate in qualche modo in prodotti. Questo viene fatto all'interno del centro informatico di Ateneo, che partendo sostanzialmente da dove si ferma l'attività di ricerca, cerca di tirar fuori quello che è buono su questo e lo trasforma in prodotto, offrendo dei servizi che vengono sviluppati e utilizzati all'interno della stessa università oppure forniti all'esterno tramite convenzioni ad aziende o pubbliche amministrazioni. Il gruppo di ricerca è costituito da queste persone, alcune sono presenti, poi dopo andando più nel dettaglio, eventualmente dopo che è stato tutti con noi, possiamo un po' approfondire questo punto. Questi sono alcuni dei progetti europei in cui siamo stati e siamo coinvolti. Ho riportato quelli che seguono un po' l'argomento del cloud e quindi tutti i problemi di consolidamento, di virtualizzazione. Reservoir è stato, credo, il primo progetto europeo sul cloud, in particolare sugli aspetti di virtualizzazione, un progetto di alcuni anni fa. Abbiamo quindi continuato con Vision Cloud, dove maggiormente l'attenzione è stata focalizzata sui dati, su come devono essere gestiti i dati. Cloudways è in corso e invece si occupa di più della parte di adaptation, come si fa ad adattare un servizio, un'applicazione, sapendo che sotto ci sta un ambiente cloud e viceversa, come questa infrastruttura si può, diciamo così, adattare alle esigenze specifiche, no? Di chi sta far girare un servizio. Beacon è un progetto Horizon 2020 che va principalmente a guardare aspetti di federazione di risorse cloud, quindi diversi cloud provider che in qualche modo condividono queste risorse. Frontier City è un progetto applicativo all'interno del quale noi curiamo in maniera specifica la parte che è più orientata alla mobilità e quindi allo sviluppo di soluzioni in ambito traffico, congestione, mobilità intesa proprio come, e quindi cerca di aiutare le aziende, diverse aziende a livello europeo che sono responsabili di questo, a tirar fuori delle idee e li aiutiamo a provarle all'interno delle piattaforme Fiverr. Il nostro data center fa parte di Fiverr e quindi lavoriamo con loro per adattare, no? E sviluppare dei prototipi che poi l'azienda si sviluppa e eventualmente diventa un servizio di sua proprietà. Ok, in generale quindi l'attenzione viene posta sul cercare di legare da un lato l'attività di ricerca, dall'altro il mondo, diciamo, industriale, del lavoro, quindi legare questi due aspetti, ci troviamo costantemente, per cui facciamo ricerca, ma è sempre una ricerca applicata. Ecco, tendenzialmente tutto ciò che noi facciamo diventa un prototipo, diventa un esempio di servizio, in modo da anche abituare un po' i ragazzi a sviluppare cose che poi sono abbastanza, crediamo, vicine alle esigenze poi delle varie aziende. Vabbè, questo viene fatto attraverso un insieme di attività, di uffici che abbiamo al nostro interno. In particolare stiamo lavorando da un po' di tempo sul cercare di mettere assieme quello che è da un lato il cyber world, e quindi se vuoi il cloud, dall'altro l'internet delle cose, quindi
questa è un'attività specifica che portiamo avanti in diversi progetti, e anche nei corsi cerchiamo di farvi in qualche maniera percepire ormai l'importanza di legare gli oggetti, quindi ho visto che voi avete parlato di R3D, quindi sensoristica avanzata, osteria, turino, sono gli oggetti con i quali noi lavoriamo e cerchiamo di integrarli all'interno di un ambiente tipo cloud, in modo da avere, secondo noi, quella che è importante, una terza dimensione, le risorse di calcolo, le risorse di storage, le risorse di I.O., viste tutte sotto un'ottica di tipo cloud, che cerchiamo di integrare in qualche modo. Questo concetto di software defined seat è qualcosa che abbiamo un po' sviluppato, su cui stiamo ampiamente lavorando, per cui adesso mi pare che luce in questo senso. La nostra idea è proprio quella di vedere una città come un esempio per poter applicare questo tipo di tecniche, tecnologie, soluzioni, per cui sensori distribuiti sul territorio che raccolgono tanti tipi di dati. Questi dati devono essere analizzati, problemi di big data, devono essere processati in maniera molto rapida, eccetera, eccetera, per fornire dei servizi, ad esempio in un ambito di tipo smart city. Smart ME è un'iniziativa di crowdfunding lanciata da questa università più o meno un anno fa. Abbiamo raccolto dei soldi su internet, sono state aziende, pubbliche amministrazioni, privati, studenti, in qualche modo contribuiti in breve misura. Con questi soldi quello che stiamo facendo è di attrezzare una quarantina di nodi, eventualmente che vi facciamo vedere, che in queste settimane verranno distribuite all'interno della città per raccogliere di base tutto un insieme di parametri, tipo, se me ne scordo qualcuno me lo dite, temperatura, umidità, rumore, qualità dell'aria, luminosità, ok, qualcosa del genere. Sono tutti basati su Arduino, queste schede, i relativi sensori, se ne possono aggiungere anche altri. L'idea, siccome stiamo lavorando con tutto un insieme di aziende, è proprio quella di creare una infrastruttura sulla quale puoi sviluppare soluzioni verticali di tipo diverso. Ok, Arduino è un'azienda, sta qui dentro, all'interno della facoltà, a quarto piano, se volete ci andiamo più tardi. Noi qui dentro sviluppiamo il software di Arduino. Tutto. Quindi per il momento la situazione è la seguente: Arduino è divisa in varie branche, Svizzera, Taipei, Stati Uniti, Nord Italia. La parte di software viene sviluppata all'interno dell'Università di Messina da uno spin-off dell'università che si chiama DH Lab e che a breve cambierà nome in Arduino. Ok. Quindi i ragazzi imparano a utilizzare questi sistemi, il corso che fa Dario proprio mirando a questo tipo di conoscenze. Ci sono altri corsi in cui vengono sviluppati e utilizzati sotto forma di tesi, progetti che loro sviluppano, quindi in qualche modo imparano. Le applicazioni che stiamo sviluppando all'interno di Smart ME riguardano l'illuminazione intelligente, nella piazza Duomo di Messina verrà sviluppato questo testbed, gestione delle flotte, già la società dei tassi utilizza Arduino all'interno, raccoglie anche l'hotel, raccoglie diversi tipi di parametri mentre il tassi cammina, quindi non solo sa dove il tassi per capire quanto deve aspettare, eccetera, eccetera, ma sono dei sensori mobili che raccolgono informazioni sull'ambiente circostante. Tutte queste informazioni vengono raccolte e buttate all'interno di file, OpenStack, come piattaforma comune, e dati raccolti in formato aperto. Open software, open hardware, open software, open stack, open data, firewall, i dati che vengono messi a disposizione di agricoltura di precisione, IET, domotica sotto varie forme, quindi controllo dell'energia, risparmio energetico, vi faccio vedere alcune soluzioni che sono in forma di test dell'università, eccetera. Ok, queste cose per quanto riguarda la parte di didattica vengono gestite come laurea specialistica all'interno di questo corso di laurea magistrale che si chiama Engineering Computer Science. Questo corso di laurea magistrale è naturale, come dire, sviluppo di due corsi di laurea triennale che sono informatica e scienze gestite dal Dipartimento di Informatica e elettronica e informatica gestita dal genere. Questi due corsi che comunque hanno alcuni punti a comune, alcune materie vengono gestite assieme,
poi continuano e vedono questo corso di laurea in CS come laurea specialistica. Corso di laurea che ha alcune caratteristiche interdipartimentale e interclass, per cui i ragazzi possono decidere se uscire con laureati come ingegneri informatici oppure informatici di scienze. È tenuto interamente in inglese, tutto, quindi ha questa, diciamo, caratteristica secondo me assolutamente importante, perché tutte le lezioni, tutte le cose che vengono fatte nel corso di laurea specialistica sono tutte tenute in inglese. Ok, questo più o meno è un quadro un po' veloce, però alcune parole chiave sono quelle che avete detto voi, quindi immagino che i ragazzi riescano a seguire su questo. È chiaro che loro acquisiscono delle competenze che sono competenze di base, poi però c'è l'attività di training, questo è fatto direttamente in aziende, in certi casi d'accordo con le aziende cerchiamo di farla noi sotto forma di master in durata, diciamo, contenuta, 6 mesi, in cui diamo un insieme di informazioni che permettono di fare un piccolo passo avanti, di modo che l'azienda si ritrova già più pronti, no? Produttivi da questo punto di vista. Non so se ci sono delle domande. No, c'è un'osservazione. Se ci vuole più... Certamente. Tutto ciò che è mostrato è molto interessante e, diciamo, sotto certi aspetti diciamo, ritalca quello sta facendo anche il nostro centro di ricerca e sviluppo, no? Su questi temi, quindi sicuramente sono temi molto interessanti. Dicevo la SBER piuttosto che altre cose, perché la nostra piattaforma IoT che stiamo, diciamo, consolidando sia anche per aspetti strutturali che gli aspetti di sicurezza, prevede, diciamo, abbiamo anche un laboratorio, diciamo, ci sono dei colleghi che vengono loro dall'ARD, progettazione hardware, quindi abbiamo anche un laboratorio di hardwareisti pure, no, che hanno dato il loro supporto, e sono tutti i temi che stiamo sviluppando e portando sul mercato. La parte cloud, come dicevo loro, anche vista con, oltre che come capacità di poter esporre servizi in cloud verso qualcuno, verso un cliente, ma anche in un modello di progettazione di servizi, ma appoggiandosi a infrastrutture di service provider su un caso, cosa. Quindi, però sono temi che proprio si intersecano completamente con queste, quindi abbiamo il tempo di un ambiente basato su open stack che è stato evoluto ed esteso qui dentro. Vabbè. Ragazzi, raccomando, sarebbe le figure.